Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti all'anice. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero, uova, liquore di sambuca, semi di anice, lievito per dolci, vanillina e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale i semi di anice. E una parte dello zucchero e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale. Andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno le uova. E lo zucchero che è rimasto. E facciamo montare per 5 minuti. A velocità 4. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il pizzico di sale la vanillina. Lo zucchero che abbiamo polverizzato assieme ai semi di anice. E il liquore sambuca che abbiamo fatto col bimbi. Facciamo amalgamare per un minuto. A velocità 4. Adesso azioniamo il bimby senza tempo a velocità 5 e con l'aiuto di un cucchiaio verseremo dal foro del coperchio la farina. Adesso aggiungiamo il lievito per dolci. Chiudiamo col misurino e lo facciamo andare per altri 30 secondi. Il composto è pronto. Andiamolo a versare in una teglia rivestita da carta da forno. Adesso inforniamo a forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 15-20 minuti, facendo la prova a stecchino per verificare la cottura. Il composto è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di tagliarlo per formare i biscotti. L'impasto si è raffreddato. Andiamo a formare i biscotti. Dividiamoli in due. Andiamo a effettuare dei tagli di circa 2-3 cm. E proseguiamo così per il resto del composto.
Dopo aver tagliato i biscotti, andiamo a impiattare. Biscotti morbidi all'anice. Grazie e alla prossima ricetta!